Dalle 7 in poi è iniziata un'operazione di polizia, carabinieri che ha coinvolto anche polizia municipale, vigili del fuoco, fabbri e azienda che eseguì traslochi per sgomberare 5 nuclei familiari, 5 alloggi. All'insaputa degli inquilini, degli abitanti delle case, sono entrati forzando le porte, si sono impadroniti di tutti gli effetti personali e hanno iniziato a impacchettare la roba in modo tale che all'arrivo degli abitanti delle case l'operazione era già a metà in corso. Quella mattina la sensazione che si aveva è che la polizia e i carabinieri dovessero avere il ruolo dei buoni e degli esecutori, e invece che l'ALER assieme alla 2A che ha poi divelto tutti i contatori e assieme ai muratori ha distrutto gli appartamenti completamente lamerati, è parso che fosse l'ALER a dirigere l'operazione. Questo però non è molto chiaro, visto che sappiamo che questo patrimonio attualmente è gestito dall'ALER, ma il proprietario rimane comunque il comune. Il comune si è giustificato anche attraverso delle interviste che sono girate in radio, dicendo che non è responsabile, questa operazione si è svolta anche all'insaputa del consiglio comunale, che non aveva deciso di eseguire questi 5 sfratti. Non a caso, circa un mesetto fa era stata data una specie di proroga, almeno fino alla fine del mese di novembre, per gli sfratti. In realtà ho dei dubbi, perché credo ci sia un gioco di rimando di responsabilità, visto che stanno per cambiare i vertici dell'ALER e a fine dicembre, se non erro, dovrebbe terminare il mandato da parte del comune di gestione delle case ALER. Probabilmente il comune ha detto all'ALER: ti do carta bianca, fai quello che vuoi e noi ci tappiamo le orecchie e fingiamo che non sia successo nulla. Quali sono le richieste del comitato che sta lavorando sulla faccenda al comune anche nella giornata di oggi? Allora, principalmente le richieste riguardano appunto l'assegnazione immediata del vuoto abitativo, visto che siamo a conoscenza del fatto che di alloggi dichiarati vuoti ce ne siano almeno 500. Almeno scusatemi, 5.000 e più o meno lo stesso numero di case occupate, per cui assegnazione immediata del vuoto abitativo significa che se assegnassero le 5.000 case vuote comunque non avrebbero risolto neanche di un quarto la domanda attuale di case, che diciamo più o meno è di 18.000 alloggi, senza contare poi il bisogno insorgente, quindi tutti coloro che annualmente fanno richiesta per la casa popolare. Oltre all'assegnazione del vuoto abitativo c'è la richiesta di regolarizzazione per chi occupa le case o per chi è moroso, quindi attraverso un procedimento di sanatoria. Questo non ci convince molto, perché comunque andrebbe a separare e a fare una divisione tra buoni e cattivi e tra principalmente nuclei familiari, quindi gente che effettivamente è più a rischio di altra gente, però penalizzerebbe chi, come alcuni degli sgomberati dell'altro giorno, magari sono padri di famiglia divorziati, gente che vive sola perché al momento non ha compagnia e comunque gente che ha bisogno della casa e sono fasce a basso reddito ugualmente, anzi molta gente che è completamente inoccupata e non guadagna, non può assolutamente permettersi un affitto e tantomeno un mutuo. E un'ultima domanda, è uscito un articolo, oltre a varie voci che parlano in un certo modo della zona in cui abiti, come un po' una zona buia di criminalità, e volevamo sapere da te che cosa ne pensi, che opinione hai, che cosa hai vissuto. Ecco, in generale eravamo consapevoli del fatto che la stampa avrebbe spostato l'attenzione dal problema abitativo ad un problema di ordine pubblico. Non ci aspettavamo che il Corriere o comunque qualsiasi altro organo di stampa potesse calunniare in questo modo le persone che sono state sgomberate, visto che ci sono delle dichiarazioni abbastanza pesanti che parlano del nostro quartiere, il quartiere ticinese,
come un vero e proprio fortino della criminalità. Noi respingiamo assolutamente questo tipo di accuse. Ieri sera in quartiere abbiamo fatto un'iniziativa pubblica, un corteo per comunque permettere anche agli inquilini e agli abitanti che ci appoggiano di scendere in strada e di dire la loro. E con noi c'erano delle famiglie, c'erano dei lavoratori, c'era della gente che ha bisogno di casa e che non compie illeciti come sostengono i politici. Riteniamo inoltre che questo sia il solito gioco per attaccare precise aree che rivendicano politicamente il fatto che c'è un vuoto abitativo grosso e c'è una responsabilità che risale negli anni soprattutto alla gestione del patrimonio pubblico, che è un tesoro. E ci teniamo a dire che il progetto che l'ALER dice di aver messo in piedi di tutela del patrimonio, ovvero metto in sicurezza gli alloggi per assegnarli, ma in realtà li distruggo e li lamiero e gli alloggi rimangono vuoti e degradati per anni, è di valorizzazione del patrimonio, cioè attraverso la legge del 27, la legge numero 7 del 27 ottobre 2007, che permette la vendita del 20% del patrimonio. L'ALER in realtà punta a, come anche il comune credo, a dismettere questo patrimonio e a privatizzarlo. Noi non ci stiamo e domani mattina tra l'altro c'è un numero grossissimo di case dell'ALER che sarà sottoposte ad asta.